padre, lo scrittore. Casualmente mi sono ritrovato in una camerata della caserma, di una caserma a Fantaduaggia 1. Dove mi trovo? Che anno è? Chi so io? Chi so? Boh, non saprei. Al secolo, loro dicono, svicolo. E mi diverto a abbellire la pelle. E non lo volevo fare, è stato un errore del percorso. Era scritto che dovevo fare lo scrittore. Vieni, mi disse, dentro luoghi nascosti, a volte spirali di mistero e magia. Questa è la notte di San Giovanni, di tutte le fate. Questa è la notte, sali ti prego sul mio ipogrifo. Niente paura, è tutto deciso. Parallelo al tuo mondo c'è un regno fatato, dove l'occhio dell'uomo non si è mai svitato. Esiste oltretutto, e di sensi normali, uno spazio d'incanto e di ispirazione. Ciò che è invisibile di colpo ti appare, nella tua meraviglia e infinito stupore. È la notte delle fate, è la notte tra le stelle, il mondo gira a luci spente, mentre ridono contente. Le ho vedute da vicino comparire all'improvviso, non è un sogno, ve lo giuro, ho viaggiato nel futuro. Le ho udite cantare durante la festa, splendide sfere di luce puzzante, saltare nei boschi al chiaro di luna, tra gnomi e folletti che danzano insieme. L'universo fatato è simile a un lampo, stanne lontano o non avrei scampo. Questa è la notte di maggiori poteri, tra flussi incantati e astrali segnali. Attento ad entrare nel cerchio di fuoco, o sarai per sempre schiavo del gioco. Danzerai in eterno tra boschi e radure, mai e poi mai ti lasceranno partire. È la notte delle fate, è la notte tra le stelle, il mondo gira a luci spente, mentre ridono contente. Le ho vedute da vicino comparire all'improvviso, non è un sogno, ve lo giuro, ho viaggiato nel futuro. Ora sei qui per poter raccontare, per parlare di loro, della loro magia. Questo è il tuo ruolo, è ciò che ti chiedo. Canta al tuo mondo che hai visto le fame, spiega agli umani com'è questo regno, e di che nessuno per ora ne è degno. Come vedete c'è il romanticismo qui a Cinecittà 3, troviamo marito e moglie, e voglio introdurvi, punto e virgola,
nostra amica Patrizia. Benvenuta. Cosa vuoi dire al pubblico? Che questa è una manifestazione bellissima e tutti dovrebbero ascoltare e vedere tutta la storia dei tatuaggi, che è una cosa molto interessante. Avete sentito? Come vedete, lei è molto appassionata della sua musica, lo vedevo già da poco quanto sorridevi. Da quanto tempo suonavate? Suoniamo insieme da oltre 20 anni. Oh wow, proprio amore vero! Che bello come cosa! E come avete cominciato? Ma così per gioco, nel senso, io ho sempre suonato e cantato. Lei aveva fatto qualche studio musicale di pianoforte da ragazza, per cui abbiamo provato a vedere che succedeva mettendoci insieme. La cosa ha cominciato piano piano a funzionare e siamo andati avanti così. Quindi la musica vi siete riuniti? Assolutamente, sì. La musica ci ha uniti più di qualsiasi altra cosa. E cosa volete fare con la vostra musica? Cosa volete trasferire al pubblico? Diciamo che negli ultimi anni facciamo musica inedita scritta da me e il nostro obiettivo è quello di divulgarla, di promuovere il più possibile. Ottimo, e adesso vi lascio ai nostri cari amici e scendo. Nel giardino degli aranci c'è una scala lunga e stretta che si perde tra le nuvole fino al cuore della stella. È nascosta tra le tante, brilla immobile da sempre in un grande giro tu che si muove intorno a lui. È la luce di chi viaggia, è la stella del destino, la prescelta su nel cielo ad indicare il tuo cammino. Si risveglia con la sera, si fa bella e lì ti aspetta, vuol vederti da lontano arrivare piano piano. Puoi vagare senza meta, lei ti segue di nascosto, la sua timida presenza ti accompagna nella notte, dal Pacifico al Mar Nero, e non la perdi mai di vista, seppur flebile e discreta, lei dall'alto ti conquista. È la luce di chi viaggia, è la stella del destino, la prescelta su nel cielo ad indicare il tuo cammino. Si risveglia con la sera, si fa bella e lì ti aspetta, vuol vederti da lontano arrivare piano piano. Quella scala lunga e stretta che si perde all'infinito è il sentiero per chi crede a qualcosa che non vede. È la luce di chi viaggia, è la stella del destino, la prescelta su nel cielo ad indicare il tuo cammino. La sera si fa bella e lì ti aspetta, vuol vederti da lontano arrivare piano piano. Ok, il brano è Calypso, Polaris, scusate, Calypso del prossimo. Mm-hmm.
il respiro del vento, corregge la rotta fino a terra che impone la resa. Nettuno sa vedere e accetta la sfida, si compiaciuto della trappola tesa. E un sonno profondo sul sassoso arenile è interrotto soltanto da una voce gentile. Tu sia il benvenuto, audace straniero, un arcano destino ti ha portato fin qui. Qui dove alcuno ha mai messo piede, tenuto distante da occulti poteri. Mi chiamo Calipso, voluta da Giove, sono la ninfa, via del sole. Prigioniero di un'isola, prigioniero di un sogno, di un gioco predito, diretto dal cuore. Prigioniero del vento, prigioniero del mare, di quell'incantesimo che chiamano amore. Si muove leggera, in un panno sottile, l'aria risuona di un magico canto. Le sue piedi nudi sull'umida terra, non v'è traccia alcuna del suo camminare. L'acqua che scorda la sorgente di pietra e scivola via sfiorando la pena. Che quello, avvolgendola ninfa, avvolgendola tutta, di mezzo calore. Prigioniero di un'isola, prigioniero di un sogno, di un gioco proibito, diretto dal cuore. Prigioniero del vento, prigioniero del mare, di quell'incantesimo che chiama l'amore. La seguo a distanza, attento ai suoi passi, tra fiori di campo e filari di vita. Si gira a guardare, lanciando un sorriso, mi accoglie nell'anno, mi invita a restare. Si pone supina sul letto di piume, mi dona il suo corpo, è una notte d'amore. L'oblio mi fa su, oscurando la mente, cancellando stagioni, ricordi e passioni. È tempo di andare, non posso più stare, vestire la ninfa che dissolve l'incanto. La zattera tiene ed è pronta a salpare, la mia casa è lontana, oltre quel mare. Perché c'è una domanda molto importante che mi curiosisce. Volevo sapere da dove arriva il nome Punto e Virgola? Allora, Punto e Virgola l'abbiamo scelto perché è un nome ovviamente che si ricorda facilmente e soprattutto rappresenta un uomo, punto, e una donna, virgola. Ah, ok. Adesso ho capito. E come è uscito questo nome?
Ma così pensando, insomma, varie combinazioni che possono, diciamo, fare i miei medesimi mai subito un duo con un uomo e una donna, e quindi insomma è venuto punto e virgola. È nato così. E tu cosa pensi di questo nome? Come l'hai sentito? Lo sento sicuramente mio, perché a parte che ormai mi chiamo Virgola da oltre 20 anni, quindi certe volte quando capita mi presento come Virgola piuttosto che come Patrizia. Che carino, che bello come cosa. Adesso vi lascio suonare ancora di più. San Lorenzo. Infinita è questa notte, le giornate tutte uguali, solo al buio ed in silenzio, senti il peso dei tuoi anni, ciò che resta di una vita, di quel tempo senza freddo, svegli l'impoltrona, il cammino ancora acceso, solo per scaldarti un po', va lo sguardo verso il cielo, tace il mondo finalmente, in attesa dell'evento. È stellata questa notte, è animata su nel cielo, è più vera e più sincera, è più chiara e senza vento, mille scie illuminate, messaggere di speranza, sono meteore, sono tante, luce a mare tra le stelle. Sono le lacrime di San Lorenzo, dell'ingiustizia sono il pianto, vengono giù continuamente, luce effimere di un istante, è una sfida su nel cielo per rubarti un desiderio. E ti chiudi nel ricordo di una vita troppo uguale. Far l'amore per dovere, senza mai lasciarti andare, senza dire una parola, e nascondere il piacere. Vado a sguardo verso il cielo, tace il mondo finalmente, in attesa dell'evento. È stellata questa notte, è animata su nel cielo, è più vera e più sincera, è più chiara e senza vento, mille scie illuminate, messaggere di speranza, sono meteore, sono tante, gocce a mare tra le stelle, sono le lacrime di San Lorenzo, dell'ingiustizia sono il pianto, vengono giù continuamente, luce effimere di un istante, è una sfida su nel cielo per rubarti un desiderio. Non mancava l'allegria, una tavola imbandita, quante bocche da sfamare, poco tempo per sognare,
cosa chiedere alle stelle, forza di poter volare. Assellata questa notte e animata su nel cielo, è più vera e più sincera, è più chiara e senza vento. Le lacrime di San Lorenzo. Prossimo brano, Il Regno di Atlante. Sospiro di lei, so di appena stanotte, nuda indifesa, rapita dal sonno, come inquieto rapace, il pensiero si invola, fino tra i confini, segnati da tratti. Là dove te è fermo da loro, sono un'unica cosa, si dettano regole a chi è schiavo di noi, si oscura il passato a chi bussa la porta, e tenni ghiacciai si sublimano al sole, liberando fanciulle, vergini e pure, spire di fumo, t'avvolgono il vento, cerchi di fuoco, ovunque ti trovi, e riempire i tuoi giorni di piove.
fantasmi di pietra, erosi dal vento, feriti dall'acqua che scorre incessante. Lei adesso sorride e domanda curiosa, mi chiede di Atlante che leggenda ora è. Siamo ritornati qua fra il nostro gruppo. Grazie tantissimo per aver suonato per noi. E abbiamo Manuela qui, che abbiamo un paio di domande da chiederla. E quindi, nella vita, cosa vuoi portare da noi? Allora, a parte portare degli artisti come quelli che avete ascoltato prima, i Chemical, e poi anche loro, i Punto e Virgola, e tanti altri che tra un po' arriveranno, mi farebbe piacere comunque poter comunicare il più possibile, diciamo, quello che gli artisti possono portare avanti in questo mondo dello spettacolo, che non è soltanto la musica, non è soltanto la poesia, il teatro, cose varie, ma magari è un'emozione in più, qualcosa che oggigiorno la società dovrebbe accogliere, no, a cuore aperto. Noi con Anime di Carta portiamo avanti da tanti anni, quasi 10, dell'attività, diciamo, in tutto il campo dello spettacolo, come ho detto prima, dal teatro alla musica, dalla poesia alla letteratura. Però quando troviamo delle realtà come la vostra, come Cinecittà 3, come Vittorio naturalmente, riusciamo in un certo qual modo a portare tutto questo, il mondo di Anime di Carta, questo movimento culturale mondiale che comunque è sempre più vicino a tanta gente. Oggi abbiamo raggiunto comunque migliaia e migliaia di persone, ne raggiungeremo ancora altre. Vi chiedo scusa se oggi sono un po' emozionata, ma vengo comunque da una giornata un po' particolare. C'è stato il funerale purtroppo del nostro carissimo Bud Spencer, è stata una cosa toccante al massimo, quindi sono un po' così, non riesco neanche tanto a parlare, perché comunque è un gran personaggio che ha cambiato il cinema italiano, è entrato nei cuori della gente. Beh, riuscire a diventare come lui, questo sarebbe un sogno di tanti artisti. Spero davvero che la gente che ci ascolta può comprendere questo, che lo spettacolo non è soltanto lustri o comunque apparenza, ma è anima, cuore, emozioni, quello che ci ha insegnato il grande Bud Spencer. Grazie per il bello messaggio. Bud Spencer è stato una grande per tutti di noi, cresciuto con i suoi film, quindi sono molto triste per quello che è successo. E, sì, sono molto triste. Adesso voglio tornare a Punto e Virgola e salutarvi. E volete dire l'ultimo messaggio al pubblico? L'unica cosa, buona musica sempre, e un grazie a Emanuela Anima di Carta per quello che riesce a trasmetterci. Sì, grazie tantissimo. E adesso andiamo verso Svicolo e vediamo quello che sta facendo di bello. Come vedete, sta lì, da qualche parte, e andiamo a dargli fastidio. Svicolo, che dici? Guardateli, sono lì. Il nostro tatuatore stanno qui, stanno preparando per voi. E oggi c'è un ragazzo che si farà tatuare da 3 tatuatori a una volta. Quindi ritornate a vederlo. A dopo.
potete suonare. Let's go. Let's go.
cartolino, ora Marte più vicino e lo si scorge dallo blow. Questo strano mio destino avrà tregua per un po'. Salutiamo, punto in virgola, e andiamo verso Spiccolo. Proviamo da lui, adesso ricerchiamo Spiccolo, dove sarà? Dove sta? Spiccolo! Scomparso. Sai che non lo trovo? Adesso mi arrabbio con lui. Lo meno. Spiccolo! Non ci sta. Però c'è questo ragazzo qua. Non so chi è, da dove viene. Però chiediamo. Ciao. Chi sei tu? Vittorio. Come mai sei qui? Non ho idea. Buona risposta. Oh, penso che ho trovato Spiccolo. No? No, non c'è Spiccolo. Però abbiamo un'altra persona, un altro ragazzo. Come ti chiami? Loris. E perché sei qua? So, chiedo sempre le stesse domande. Spiccolo mi ha invitato a tatuare qua con lui e sono venuto volentieri. E cosa farai adesso? Adesso in tre tatuiamo un ragazzo e io gli farò questo tatuaggio su te. E Svigolo e altri e Marco farà qualcos'altro sul braccio o sulla gamba, insomma. Wow, tre ragazzi che tatuano una persona, immagina il dolore. E questo simbolo, puoi raccontarci qualcosa? Questo è un simbolo inca, perché il ragazzo ha origini di là e voleva comunque fare una cosa che ricordasse insomma le sue origini. Quindi tutti e tre faremo dei tatuaggi comunque inerenti alle sue origini inca, insomma. Molto interessante. Come mai avete deciso a tatuare tre una persona allo stesso momento? Perché a parte che il ragazzo ne voleva più di uno, e poi comunque è una bella esperienza che uno può condividere con i colleghi, insomma, non è un'esperienza da meno, perché tre in una botta è molto, non si vede molto, è molto strano, anche perché è tosta per il cliente, però se regge bene gli possiamo fare pure tutto il corpo, non c'è problema. È un'esperienza da fare, dovete farlo tutti. E adesso cerco il Beato. No, non ci sta. Spiccolo non ci sta ancora? Dove sta? Sta fumando. Oh, si sta fumando. Ci vediamo dopo e quando ritornerà Spiccolo.